Allora, continuiamo la nostra trasmissione e ci occupiamo di una delle tante manifestazioni natalizie che si svolgono in questo periodo in tutti gli angoli del territorio, diciamo, no? Del Calatino, e in particolare stasera parliamo di un'iniziativa che si svolgerà a Caltagirone il prossimo 26 dicembre, con repliche il 4, 5 e 6 gennaio. Stiamo parlando del presepe vivente che sarà allestito, sarà messo in atto, sarà dinamicizzato, vivacizzato nel quartiere Santo Stefano dei Miracoli. Diamo il benvenuto al presidente della Proloco Peppe Venezia. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera E a te, poi Pino. Buonasera, grazie di rispetto. essere qui con noi a Graziella Cataldo e a Filippo Di Martino, che sono i due direttori artistici, diciamo, che hanno curato l'allestimento, le scelte delle location, ecco, in tutto il quartiere. Non è cosa semplice, diciamo, fare un presepe vivente, diciamo, comporta capacità, conoscenza del territorio, contatti. Quali sono state le difficoltà? Poi facciamo parlare Venezia. Chi comincia? La signora Cataldo. Ma le difficoltà sono state più che altro con i figuranti, perché molta gente, anche se ha tante qualità e tante cose da esternare, non riesce poi all'impatto con il pubblico a metterle in atto. Conosco tante persone che tramandano lavori manuali, come Tradizionali. tradizionali, diverse, però molti si intimidiscono, Hanno difficoltà a hanno mettersi esposti, difficoltà a diciamo. esporre le loro qualità. E posso dire che nel piccolo, nelle persone più umili, spesso si nasconde tanto. Quali sono i mestieri che saranno rappresentati in questa sacra rappresentazione? Beh, già io parto dal femminile, quindi la ricamatrice, la sarta, abbiamo l'arrotino, abbiamo proprio con mio marito appassionato di questi reperti storici, possiamo dire, abbiamo l'arrotino che proprio abbiamo un attrezzo che risale almeno 150 anni fa. Proprio la mola in pietra dove l'arrotino proprio molava coltelli ed altro. Abbiamo il palmento dove veniva la macina praticamente dei vari elementi, un attrezzo anch'esso molto, molto antico, l'aratro, aratri, quindi la scena del Massaro con vari attrezzi molto antichi come l'aratro, il vomere, nelle varie particolarità anche Certo. per creare solchi per la La semina. semina, per la mietitura. Abbiamo Diciamo, sono raccolto, diversi mestieri che vengono sì, e riproposti, quindi il diciamo, ecco. contadino, il massaro, alcune scene ricreative come l'osteria, Ujurnataro, Che perché cos'è Ujurnataro, scusa? Ujurnataro era il contadino, colui che veniva ingaggiato a giornata, Ah, certo, Iurna Tale, vero, Ujurnataro, in vero, attesa di fare una giornata di vero. Che lavoro. venisse assunto per... Ho capito. E sempre se la giornata prometteva, e quindi era Un importante precario. il tempo, no? Perché se Certo. la giornata era Non era uggiosa, buono che stava a era casa. piovosa, Non era giornata, non era diciamo. pane, Non era pane, non era perché la giornata. paga dello jornataro era la cosiddetta, noi diciamo in dialetto, vastiditta, il pane, un piccolo pane che bastava per tutta la Ho famiglia, capito. e questo era il suo salario. Le difficoltà, signor Di Martino, nel reperire in un unico quartiere tutte le location, voglio dire, scandinati, garage, forse Perfetto, da adattare e sistemare, non sarà stato ha semplice. ben detto, difficoltà, sì. Cioè, riuscire a far entrare in merito il quartiere non è Certo. cosa facile Che innanzitutto perché, bisogna convincere il quartiere, diciamo. sì, ecco, perché entri in merito, diciamo,
al presepe, a questo principio che poi, a parte questo, una cosa che mi sta tanto a cuore, che il presepe sia un trasmettere un messaggio di evangelizzazione. Ecco, su questo ecco, ci tengo e mi auguro che riusciremo, che passi questo messaggio. Mi auguro che riusciamo a trasmettere questo messaggio. Certo. Ecco, e quindi, come mi ha posto la domanda, ecco, non è facile perché c'è la persona in parole molto povere, magari malizia, sempre col discorso, sa, dice, strumentalizzare, eccetera. Certo, insomma, certo. C'è da conciliare tante cose, tante esigenze, diffidenze e cose. Sì, perché l'esperienza ci porta, noi per 7 anni di fila l'abbiamo eseguito nei quartieri di San Pietro, nei Carucci, sì, di San Pietro. Sì, adesso sì. Mi sono spostato come residenza nel quartiere di Santo Stefano e ripeto, mi sta a cuore valutare, dare, anche se per quel periodo, ma rendere più vivo il quartiere, sai? Valorizzarlo. Sì, perfettamente. Per me questo ha un senso molto importante perché cioè, coinvolgi sia il residente, sa, a me aiutano i bambini, ad esempio, ed è stupendo che mi tolgono quelle attrezzature dalle mani e collaborano. Certo. Ecco, quello che era, perché una volta nel quartiere c'era un senso, il senso del quartiere, della dell'unione, famiglia, della comunità, ecco. Certo. Cose che ormai adesso si è un po' perso. I figli non sappiamo dove vanno a trascorrere il proprio tempo. Ecco, quanti saranno i figuranti? Ma non meno di 70, noi principalmente 70, ma poi ce ne saranno molti di più diciamo. Perché si inseriranno, che so, chi porta il proprio figlio a letto, certo. Chi ha la suocera, insomma, una comunità, ecco. E quindi mi auguro che questo possiamo portarlo avanti. La natività dove l'avete collocata? Nel quartiere, idealmente dove è collocata? Nella chiesa. Ah, davanti alla chiesa? No, dentro, sì. Dentro la chiesetta. Dentro, usate, che questo... Cioè cose esternamente fuori teoricamente non ce ne dovrebbero essere, no? La cosiddetta capanna, sì. Perché qualcosa crea, c'è. Sì. Crea un po' di armonia, sa, nel Carruggio, ma alcune scene, anche perché alcune scene è importante che si sviluppino fuori, ecco. E beh, chiaro questo. Come ad esempio una bellissima scena, mi va di nominare quella del Stagnino, no? Sì. Ecco, quello che vende l'uova, agita tanta volta, con le galline, ecco, quello che vedevamo. Venezia una volta... è perplesso, agita è la gabbia. Sì, non lo so, che mio nonno, buon'anima, mi ha trasmesso... Io, lì per lì sono rimasto così, poi ci ho pensato. Sì, ecco, sì. A Savoara, ecco, o Borduraro, cioè delle scene che si sviluppavano all'esterno, ecco, e allora noi non cambiamo. I costumi, signora Cataldo, come sono realizzati? Allora, il periodo costumi, qual è, diciamo? Il periodo, allora, l'ambientazione del presepe è inizio Novecento. Inizio Novecento, sia quindi vedete come un paesaggio siciliano, diciamo, nostro, no? Paesaggio tipico siciliano con la caciotta, il fularino, il gilet, il tipico nostro inizio Novecento, anche perché immaginate tutti questi figuranti poter certo. Mettere su questa scenografia diventa un attimino complicata. Certo. Io ho curato in particolare la natività. Siete, il bambinello è vero oppure sarà finto? Allora, il bambinello si presume che sia vero. Il discorso è che essendo sempre un bambino, per esigenze climatiche, cose, per esigenze pratiche, ci può essere come non ci momenti che non ci può essere, perché certo. Praticamente la pappa, il pannolino. Beh, chiaro questo. Quindi è chiaro né tanto che meno potete avere 3-4 bambini a disposizione per cambiarli. No. Sì. Perché purtroppo il coraggio... Ma se lo chiedeste a Peppe Venezia, nella qualità di Presidente della Proloco, il coraggio riuscirebbe a trovare
4-5 parti a disposizione. Il coraggio di nascere al freddo e al gelo l'ho avuto solo Gesù Cristo. Lo garantisco. Ti è complicato trovare 4-5 pargoli da mettere? No, in questo momento devo dire che Caltagirone non è complicato, perché nell'ultimo quest'anno ho registrato parecchie nascite con piacere. Io solo nella cerca degli amici. No, perché dovete sapere che Peppe Venezia cresce le nuove generazioni, ma Però inizio dai 18 anni, non dai pargoli. No, vabbè, ancora più piccoli, dai, forza. Lui li comincia a svezzare, stavo scherzando. Quindi diciamo il bambino Ello ci sarà in carne e ossa alcuni momenti, perché poi è chiaro che, voglio dire, le esigenze di un bambino sono quelle che sono, non può stare là, durerà una rappresentazione 4-5 ore come minimo, giusto? Sì, quindi dalle 5 e mezza in poi, quindi è difficile mantenere un bimbo piccolo. Sente, Di Martino, l'asinello e il bue come saranno dentro la chiesa? Io faccio le domande più ostiche, no? No. È chiaro che non sarà. Sarà una sorpresa, quando ho capito. No. Sarà quanto più reale possibile. Come si chiama dall'asino? Il bue, ombretta. Ombretta abbiamo. No. Che non è Colli. No. Non è Colli. No. Ombretta è. Abbiamo Ombretta che l'anno scorso si è comportata bene, quest'anno vuole scaldare il bambinello nuovamente. Una degustazione molto originale come quella della ricotta, dove ci sarà? Tutto si svilupperà a vista d'occhio, ecco. Si snoderà tutto lungo la discesa oppure nei vicoli? Si articola nei vicoli. Quindi sulla discesa dei miracoli, diciamo. La discesa dei miracoli è libera, proprio per fruire la gente, in modo tale che la gente ha la possibilità di scendere dalla piazza, ha la possibilità di accedere sia dal parcheggio sottostante alla zona dei miracoli, che dalla piazza può scendere tranquillamente e fare il percorso con agibilità, senza difficoltà. Ci sono qualcosa che vi preme mettere in evidenza di questa rappresentazione presepistica, che mi sta sfuggendo a me, non lo so. Che nel tempo, di anno in anno, stiamo creando un gruppo caloroso di persone che veramente si vogliono spendere. E sempre io mi faccio portavoce dell'animo di mio marito. Noi siamo strettamente religiosi e facciamo questo veramente ai piedi del bambinello. Bello anche questo. Vabbè. Peppe Venezia, nella qualità di presidente della Proloco, che sta patrocinando, diciamo, sta aiutando, sta supportando, sta mettendo in condizione, dando una mano d'aiuto a mettere su questa organizzazione. Prego. Sì, perché comunque sono cose che devono essere nel nostro territorio valorizzate, perché noi della Proloco oggi, anzi poi mi consentirai di portare gli auguri del presidente Lumbri, che è l'Unione Nazionale delle Proloco, il presidente regionale. Noi abbiamo il compito di promuovere quello che gli altri organizzano, perché prima la Proloco era una realtà privata, legata col pubblico da questa appartenenza a questo albo regionale del turismo, e si limitava a fare aggregazione dentro la propria associazione e a organizzare un evento l'anno. Oggi le Proloco si sono evolute, si stanno ringiovanendo in tante zone d'Italia. Infatti avremo un logo unico, come vedete nelle locandine. Qualcuno mi disse, ma il logo della Proloco non poteva avere un qualche riferimento di... No, il logo della Proloco è unico, è un logo registrato, un logo che accomunerà tutte le Proloco d'Italia. La Proloco quindi deve fare accoglienza turistica, deve fare assistenza turistica e deve semplicemente promuovere e supportare tutte le iniziative di valore culturale sul proprio territorio. Quindi questa è stata una delle tante occasioni, perché questo Natale, come tu ben sai, noi ci siamo messi a disposizione dei vari commercianti perché hanno provveduto all'allestimento del centro storico, ci siamo messi a disposizione di chi ha preso in gestione strutture pubbliche per aiutarlo a fare un'adeguata accoglienza, ci siamo messi a disposizione in diverse attività, e quando
abbiamo appreso di questa straordinaria famiglia e di questo favoloso gruppo in questo quartiere che aveva l'idea di sviluppare anche quest'anno questo presepe vivente, noi non abbiamo fatto altro che metterci a disposizione per quanto riguardava la parte promozionale, la parte dell'immagine di questo presepe, la parte burocratica. Su questo io approfitto anche per ringraziare l'assessore al turismo che è stata nonostante i tempi stretti è stata a disposizione, è stata audace sotto questo punto di vista. Quindi noi da questo vogliamo dare un messaggio da questa nostra presenza oggi qui con la famiglia Di Martino che sta realizzando questo bellissimo presepe che io l'anno scorso non ho avuto modo di vedere perché in quelle occasioni mi sono trovato fuori per il mio lavoro che tutti conoscono, però quest'anno sarò presente, mi fa piacere essere presente con il nostro staff, mi fa piacere dare una mano perché queste sono le cose che a Caltagirone devono essere obbligatoriamente valorizzate. Queste sono iniziative che conservano le nostre tradizioni, queste sono iniziative che ci ricordano come vivevano tramite queste figure che poi sono inserite all'interno del contesto natalizio, tutte queste figure che rappresentano quello che hanno fatto i nostri antenati e come vivevano i nostri antenati. Quindi non c'è solo il Natale e la parte religiosa come parte importantissima, come ha detto il signor Di Martino, perché poi qualunque presepe deve portare solo quel messaggio, non altri messaggi, solo quel messaggio religioso, ma attorno andare a riscoprire, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, far riscoprire questi vecchi mestieri è una cosa che veramente, lo dico con la bella toga, è una cosa straordinaria perché ci consente a noi giovani di toccare con mano quello che è stata la Sicilia, come diceva la signora Di Martino, del Novecento. Quindi invitiamo tutti, e qui io do il messaggio pubblicitario, invitiamo tutti a partecipare già dal 26 dicembre dalle ore 17:30, poi nelle altre date sarà ripetuto il 4, 5, 6 gennaio, si partirà dalla chiesetta dei Miracoli, lì c'è l'accesso e lì c'è tutto il percorso. Quindi vi invitiamo a vedere questo presepe, non solo perché noi stiamo facendo promozione esterna, ma non è un messaggio rivolto solo ai turisti che comunque sono importanti perché questo presepe senza dubbio porta maggiore affluenza alla nostra città in queste giornate di festività. Ma lo diciamo anche a quelli di Caltagirone, perché tante volte noi a volte non conosciamo nemmeno quello che abbiamo nella nostra città, quindi invitiamo tutti a partecipare a questo favoloso presepe fatto con dedizione e vi assicuro, perché io sto assistendo in questi periodi, sono stato vicino a questa bellissima organizzazione, a tutti i sacrifici, ripaghiamo tutti i sacrifici che stanno facendo loro perché veramente sono famiglia, hanno i loro lavori, il loro tempo libero lo stanno dedicando con sacrifici alla realizzazione di questo presepe, quindi invitiamo a tutti a voler dare la loro presenza per apprezzare quello che con dedizione e passione stanno facendo queste persone straordinarie. Beh, chiudiamo qua, in bocca al lupo allora per questa rappresentazione. Esordisce, ripeto, il 26 gennaio alle ore 17:30 nel quartiere di Santo Stefano dei Miracoli e poi replicato il 4, 5 e 6 gennaio. Grazie di essere stati qui con noi, alla signora Graziella Cataldo e al signor Filippo Di Martino, curatori e direttori artistici di questa rappresentazione. Grazie a Peppe Venezia. Grazie. No, è il nome d'arte Peppe oppure Giuseppe? Com'è il nome? No, preferisco Peppe. Addirittura ultimamente. Ma come presidente della Proloco è meglio Peppe o Giuseppe il nome? Allora, mi chiamano Venezia ormai. Venezia. Perché? Posso spiegarlo in un secondo. Perché mia moglie, devi sapere, che mi chiama Veni. Tutti quanti ormai il mio nome lo stanno dimenticando e mi chiamano Venezia. Quindi nemmeno più Peppe, però vabbè. Peppe Venezia è un nome, voglio dire, che c'è il copyright. Sì. Pino, scusa, io ne volevo approfittare solo per una cosa, per fare gli auguri a tutti i telespettatori, gli auguri a voi, grazie sempre per l'ospitalità e voglio fare un augurio speciale a tutti i commercianti che quest'anno al Centro Storico si sono spesi per questo Natale, poi saranno ringraziati pubblicamente uno per uno tramite il sito internet. E voglio augurare tanta pace e serenità alle nostre famiglie calatine che non attraversano un momento bello.
In questi periodi ci sono molte iniziative con la spesa del cuore. I ragazzi ora doneranno dei buoni spesa dalla festa che è stata realizzata l'altro giorno. Quindi invitiamo anche i calatini a partecipare, a dare un contributo con questa iniziativa, perché realmente oltre va bene il turismo, va bene iniziative, va bene gli spettacoli, ma c'è anche tanto bisogno di solidarietà. Grazie Pino. Grazie a voi, grazie, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, auguri ancora. Va bene. Auguri. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.